La giornata conclusiva di questi tre giorni anche, devo dire, favoriti da un clima splendido per essere i primi giorni di ottobre, che ha certamente contribuito alla riuscita della manifestazione, soprattutto per quella che è l'attività in mare, no? Con la pescaturismo, che so, insomma, sta rientrando, diciamo, l'imbarcazione. Questo sarà stato certamente un qualcosa che ha favorito notevolmente anche la visita e la gradibilità, diciamo, insomma, per il gradimento dei visitatori. Sì, si conclude questa manifestazione che quest'anno, diciamo, ha una struttura ancora più solida. È una manifestazione su cui credo si possa continuare, diciamo, a investire, perché possa diventare sempre più non solo un appuntamento annuale nella nostra città, ma un appuntamento che abbia sempre più un maggiore, diciamo, coinvolgimento e che vada, diciamo, a promuovere in maniera appunto particolarmente anche curata questo alimento, che è un alimento tipico della cucina isolana, della cucina anche cefaludese nel particolare. Il capone è un pesce dei nostri mari, certamente non è un prodotto tipico della terra o del mare esclusivo di Cefalù, ma a Cefalù ha una grande radice nella gastronomia e nella tradizione, chiamiamola, della cucina popolare. Siete riusciti a creare un clima, diciamo, di festa attorno al capone. E al capone naturalmente chi ci sta dietro, perché comunque il Dipartimento della Pesca Mediterranea, diciamo, lavora per la marineria e per la piccola pesca costiera. Quindi diciamo che è un modo per animare l'attenzione, per portare l'attenzione su questo prodotto, significa portare l'attenzione su questo mestiere così difficile che è quello del pescatore. Quindi noi speriamo che questa iniziativa, che comunque già è iniziata da alcuni anni, possa comunque continuare e cercare di creare come dire, un'attenzione complessiva di tutta la città di Cefalù. Che lo scopo di questa manifestazione è quello di fare rete con tutte le attività ristorative, ricettive qui di Cefalù per rilanciare questo prodotto che è il capone, che ha sempre contraddistinto la città di Cefalù, e far venire fuori quelle che so, raccontare anche le leggende legate alla storia del capone. E siamo contenti di questo risultato raggiunto in questa che è la terza giornata della manifestazione del capone, che ha visto partecipe tutta la città, sperando che il nostro progetto è di fare proprio rete, di fare un'alleanza con tutte le attività ristorative in un'ottica di destagionalizzare il turismo. Quindi ci auguriamo che questa che sia l'ultima giornata conclusiva, dove si degusteranno cinque tipi di capone, porti un grande successo, e arrivederci sicuramente al prossimo anno con una manifestazione ancora più importante, perché c'è tanto l'attenzione anche da parte della regione siciliana alla valorizzazione del pescato mediterraneo, che è ricco di omega 3, quindi è in un'ottica anche di non soltanto di rilancio turistico, ma anche occupazionale, che è quello è importante per tutti noi che veniamo fuori da un periodo di pandemia, di ristrettezze, quindi vediamo la luce in fondo al tunnel. È la naturale evoluzione di un progetto nato un anno fa, quest'anno molto più articolato, con l'idea di coinvolgere i pescatori locali e quindi il pescaturismo, ma soprattutto i ristoranti di Via Mandralisca, quindi sfidarli, per modo di dire, a creare cinque piatti con il capone e permettere alle persone che vengono a trovarci qui al villaggio di degustarli. È un'iniziativa che sicuramente merita un tris a questo punto, con tantissime novità che vi proporremo sicuramente l'anno prossimo.